Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Oggi video tag. L'ho visto in particolare sul canale di Elisabetta R. Vi lascio giù in info box il link al suo canale e lascio anche il link della persona che ha ideato il tag. Si intitola 10 cose che farò quando la quarantena sarà finita. È un tag che mi è sembrato molto carino, soprattutto perché è propositivo, quindi ci fa pensare a 10 cose che si potrebbero fare quando sarà finita questa emergenza. E credo che proiettarsi già nel futuro in questo senso, quindi pensare già a che cosa si potrebbe fare dopo, e quindi associare a questo pensiero anche il fatto che arriverà un momento in cui tutto questo incubo sarà finito, credo che faccia bene allo spirito, che sia una cosa positiva. Però prima di cominciare volevo mandare un abbraccio virtuale a tutte quelle persone che sono sole in questo momento di quarantena, perché non dimentichiamoci che ci sono persone che non hanno la famiglia, ci sono persone che non hanno la possibilità di condividere la casa con qualcuno e quindi sono isolate nella loro casa e completamente da sole. Io credo che questa sia una condizione che aggiunge dramma al dramma che già stiamo vivendo. E quindi io mi sento di mandare a queste persone un grandissimo abbraccio virtuale per quello che può valere, perché mi rendo conto che magari non vale nulla, però io comunque mi sentivo di dire questa cosa. Però adesso entriamo nel vivo del tag. La prima cosa che farò quando sarà finita la quarantena sarà incontrare i miei genitori che non vedo da un sacco di tempo. Abbiamo deciso di non vederci per proteggerci a vicenda, perché comunque questo è un nemico invisibile e subdolo, quindi abbiamo deciso di fare in questa maniera. Però, appena la quarantena sarà finita, io vorrò incontrarli. Ovviamente ci vediamo via WhatsApp, quindi facciamo la videochiamata, ci sentiamo al telefono, stiamo magari anche un'ora, un'ora e mezza al telefono con mia madre a volte, ma questo devo dire che lo facevamo anche prima, perché a volte mentre io lavoro, se devo fare delle cose che richiedono un'attenzione più bassa, perché magari devo semplicemente caricare nel database dell'azienda dei file, quindi è un lavoro, diciamo, abbastanza meccanico, dove la mia attenzione non deve essere al top, ma devo semplicemente mettere dei file e aspettare che si carichino. In quel momento lì magari ne approfitto per stare un pochino al telefono con mia madre, quindi mentre lavoro magari chiacchiero con lei e a volte stiamo anche più di un'ora, quindi questo lo facevamo già prima, però anche adesso, a maggior ragione, che non possiamo nemmeno vederci, magari lo facciamo. Ho anche sentito al telefono più di una volta mio papà, soprattutto quando era la sua festa, quando è stata la festa del papà, siamo stati un po' al telefono anche con lui, quindi insomma facciamo quello che si può e speriamo davvero che tutti questi sacrifici servano e speriamo di poter uscire davvero il prima possibile nel migliore dei modi da questa emergenza e da questo incubo, perché veramente a volte mi sembra di vivere in un incubo. La seconda cosa che farò, ovviamente quando non ci sarà più nessun pericolo di contagiarsi, sarà organizzare un pranzo o una cena con la mia famiglia e magari anche con la famiglia del mio compagno, per stare un pochino tutti insieme e per riunirsi, perché comunque il brutto, secondo me, di questa emergenza, di questo virus, oltre al virus stesso, è proprio il fatto che, essendo così tanto contagioso, costringe le persone a isolarsi, a stare da sole. E quindi questo, secondo me, oltre alla preoccupazione che già c'è di base per il fatto di potersi ammalare o di vedere qualcuno di caro ammalarsi, aggiunge anche un altro fattore, la solitudine, perché comunque, come diceva giustamente un medico che hanno intervistato un po' di sere fa al TG, mi sembra al TG La 7, diceva questa è la malattia della solitudine, perché la persona non può avere contatti con i parenti, quando ha contatti con i medici e col personale sanitario li vede comunque tutti coperti, viso, mani, capelli, cioè quindi comunque manca proprio l'empatia, il contatto fisico e questo crea ancora più paura e ancora più disagio. Proprio per questa ragione, secondo me, dopo un lungo periodo di isolamento ci sarà proprio il bisogno di riunirsi, di abbracciarsi, ecco, ovviamente quando non ci sarà più pericolo, perché altrimenti tutti i sacrifici fatti andrebbero in fumo. La terza cosa che farò sarà andare al santuario della Madonna della Guardia, che è un piccolo santuario che si trova sulle alture di Genova, che è la mia città.
ad accendere una candela per tutte le persone che purtroppo non ce l'hanno fatta, per tutte le persone che invece ce l'hanno fatta, per la forza, in generale che tutta l'Italia sta avendo in questa situazione. Quindi io mi sento proprio, di fare questa cosa. Appena sarà finito tutto, vorrò andare in questo santuario che per me ha un significato comunque particolare, perché è un po', il mio luogo spirituale. Diciamo che io ci sono sempre andata anche nei momenti di difficoltà, ci sono sempre andata quando volevo semplicemente anche stare un pochino in pace con me stessa, perché è un luogo che si trova in altura ed è molto silenzioso, ha una bellissima vista, quindi fa anche bene proprio allo spirito già per quello. E poi, insomma, anche per un'altra serie di motivi, voglio proprio fare questa cosa, andare ad accendere una candela lì. La quarta cosa riguarda un progetto del quale ho sentito parlare al TG regionale della mia città, ma che ancora non è stato realizzato e che credo verrà realizzato un pochino più avanti, magari nei mesi a venire. Questo progetto riguarda il fatto di prendere un'area del cimitero di Staglieno, che è il cimitero monumentale della mia città, e dedicarla a tutte le persone che sono decedute a causa di questo virus. Quindi sarà una specie di memoriale tutto dedicato ai caduti di questa guerra dal nemico invisibile, perché il Covid-19 è una guerra dal nemico invisibile e purtroppo ci sono stati dei caduti come in ogni guerra. E queste persone, secondo me, meritano comunque un'area a parte, non perché le loro morti valgano più di altre, ci mancherebbe, questo no, però le morti sono state talmente tante e talmente ravvicinate che l'idea del memoriale mi è sembrata comunque una cosa bella, una bella idea, e appena sarà pronto vorrò andarci sicuramente. La quinta cosa che farò appena tutto sarà finito sarà fare un giro sulla mia nuova macchina che avevo appena comprato. Ho preso una macchina nuova, quindi ho dovuto aspettare un pochino che arrivasse, sono andata a ritirarla ed esattamente 2 giorni dopo hanno dichiarato lo stato di emergenza e hanno messo tutte le restrizioni. E quindi io non ho potuto usare la macchina perché ovviamente non ci si può muovere da casa e quindi la macchina è posteggiata, ferma, è sotto casa mia, però comunque è ferma, non la posso assolutamente muovere. Ogni tanto il mio compagno va a metterla un pochino in moto perché altrimenti si rovina, perché se la macchina rimane ferma e non la mettiamo in moto chissà per quanto tempo, poi rischia pure di rovinarsi. Quindi ogni tanto la mette in moto, la fa un pochino andare, fa girare un po' il motore giusto per non rovinare. Però più di quello non si può fare e io non vedo l'ora di usarla, quindi sicuramente appena sarà tutto finito e ci potremo muovere di nuovo in sicurezza, mi farò un bellissimo giro in macchina. Per la cronaca, se vi dovesse interessare, ho preso una Polo R-Line versione sport, colore white silver, super accessoriata, quindi full optional, bellissima. Volevo, diciamo, giocarci un po', ma non posso, devo aspettare. Quindi la quinta cosa sicuramente sarà dedicata alla mia macchina nuova. La sesta cosa che un po' si collega a questo fatto della macchina sarà fare un viaggio. Voglio fare un viaggio, ovviamente quando sarà tutto sicuro, quando ci si potrà muovere senza pericolo, però appena diranno potete di nuovo viaggiare, non c'è più pericolo, non so quando sarà, ma comunque aspetteremo e quando sarà, sarà. Io vorrò farmi un viaggio, sicuramente un viaggio magari anche un po' particolare, tipo una crociera. Io ne ho già fatte 3 crociere, è un tipo di viaggio che mi piace tantissimo perché ogni mattina ci si sveglia in un posto diverso, quindi magari mi orienterò proprio su una crociera. In quel caso non userò la macchina, però sarà comunque un bellissimo viaggio. Invece un viaggio in macchina che volevamo fare, che era in progetto, ma è saltato tutto ovviamente, era andare in Polonia. Andare in Polonia con la macchina facendo delle tappe, quindi fermarsi lungo la strada, vedere anche altri luoghi e poi arrivare fino in Polonia. Volevamo farlo, ma ovviamente è tutto rimandato, però quella sicuramente sarà una bellissima cosa che potremo fare non appena sarà sicuro farla. La settima cosa sarà andarmi a comprare il regalo di compleanno. Il mio compleanno è il 27 marzo, quindi è stato nel periodo di quarantena. Non ho potuto né comprarmi il regalo né fare festa con amici, parenti, ma neanche semplicemente andare a mangiare fuori una pizza perché non si poteva e quindi ho festeggiato in un modo diverso.
Però appena tutto sarà finito, io voglio andare a comprarmi il regalo di compleanno e quindi sicuramente quella è una cosa che farò. L'ottava cosa sarà andare in biblioteca. La biblioteca è un luogo che mi è sempre piaciuto tantissimo. Io soprattutto in passato andavo in biblioteca, stavo lì magari anche un'ora, 2 ore a consultare i libri, magari mi prendevo anche qualche appunto se c'erano dei libri che mi interessavano particolarmente ed è una cosa che ho sempre fatto molto molto volentieri. E appena sarà finito tutto, voglio tornare in biblioteca, voglio passare lì un'ora, anche due, insomma, non voglio darmi tempo e stare in mezzo ai libri, consultarli, sfogliarli, guardare anche magari generi diversi. Poi voglio anche visitare la sezione dedicata ai libri antichi. Ora io non ricordo se ci vuole un appuntamento oppure se c'è l'accesso libero, comunque mi informerò perché sicuramente è una cosa, che vorrò fare. Mi piacerebbe andare a vedere un po' questa sezione della biblioteca che non ho mai visto, tra l'altro, quindi anche una cosa nuova. La nona cosa che voglio fare è andare al cinema. È tanto tempo che non vado al cinema. Prima che scoppiasse questa emergenza, avevamo detto col mio compagno quasi quasi andiamo al cinema, poi i cinema sono stati chiusi, è successo tutto quello che sappiamo benissimo e quindi non sono più andata al cinema. Però ho proprio voglia di tornare al cinema, quindi appena verranno riaperti, appena non ci sarà più pericolo, sicuramente voglio andare al cinema. E la decima cosa che farò sarà andare a mangiare una pizza, quindi al ristorante, pizzeria, però fuori casa. Ho proprio voglia di uscire un po', di andare a mangiare una pizza, magari di fare una passeggiata sul lungomare della mia città, insomma una serata semplice ma molto molto normale, perché secondo me quello che manca a tutti noi in questo momento è proprio la normalità, quella normalità che sta nelle piccole cose, nelle cose semplici e che oggi ci rendiamo conto che non erano affatto piccole cose, noi le davamo per scontate, ma non erano piccole, erano grandi cose e io non vedo l'ora di poterle riavere tutte. Il tag finisce qui. Spero che abbiate voglia di rifarlo anche voi perché mi piacerebbe proprio vedere questo tag riproposto da tanti canali perché secondo me è anche un messaggio di speranza. Proiettarsi comunque nel cosa farò dopo aiuta a vedere la fine di tutto questo incubo. Quindi secondo me è un messaggio positivo. Io come sempre vi invito ad iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto e vi mando un bacio enorme.